Eccoci qua, buonasera, benvenuti a questo webinar in live streaming su YouTube e su Facebook. Mercoledì 22 aprile 2020 sono circa le 15:30, siamo in perfetto orario. Io sono Marco Vincitore, psicologo e psicoterapeuta da Cosenza. Buonasera a tutti, faccio le presentazioni. C'è sotto di me Elisa Piccino. Guarda, una collega stimata di Roma, psicologa e psicoterapeuta. Ciao Elisa. Buongiorno, anzi buonasera ormai. Buonasera ormai. C'è poi Giovanni Camerini al mio fianco. Vabbè, insomma, non ha bisogno di presentazioni. Neuropsichiatra infantile, psichiatra ormai una volta a settimana quasi, insomma, ci stiamo dando appuntamento qui su questo live streaming. Ciao Giovanni. Ciao, ciao Marco. Allora, andiamo subito Ciao nel Elisa. vivo, c'è già tanta gente che si sta connettendo, ovviamente vi invito a lasciare commenti, messaggi, così vediamo insomma quelli più interessanti, poi possiamo commentarli insieme. Allora, il tema sostanzialmente è separazione, divorzio e affidamento, quindi nello specifico capacità genitoriali, CTU e incontri protetti. Abbiamo individuato tre macro argomenti che svilupperemo partendo da Giovanni. Allora, il primo abbiamo chiamato definizione e valutazione della capacità genitoriale. Giovanni, cosa si intende per capacità genitoriale e come si valuta? Ma quando parecchi anni fa, insieme con l'amico maestro purtroppo scomparso Gaetano De Leo, mettemmo a punto il protocollo valutazione delle capacità genitoriali, poi lui purtroppo non riuscì a completare l'opera che poi completai con la sua allieva Laura Volpini, e definimmo una serie di funzioni che poi non è che le definimmo noi, sono già abbondantemente definite dalla letteratura internazionale, che però vanno rapportate ai diversi contesti di valutazione. Infatti, il nostro manuale comprende alcune funzioni che vanno diversamente valutate a seconda che si considerano situazioni di pregiudizio, situazioni di abbandono o situazioni legate alla separazione dei genitori e affidamento dei figli. Cioè, alcune competenze, alcune capacità sono particolarmente pregnanti in ciascuno di questi tre contesti. Ora, visto che stiamo parlando soprattutto di valutazione delle capacità genitoriali nelle separazioni di genitori e affidamento dei figli, va considerato che in queste situazioni, come peraltro in altre, non è che noi valutiamo le capacità in maniera discrezionale, non è che noi parametriamo i tempi di frequentazione di un figlio con l'uno o l'altro genitore secondo le capacità maggiori o minori che quel genitore ha. Non è che noi diciamo il pernottamento del venerdì sera si fa con un genitore che ha certe caratteristiche, altrimenti no. Noi valutiamo delle incapacità, siamo chiamati a valutare delle incapacità che impediscono l'applicazione della regola. Mi spiego meglio. Quando noi, per esempio, valutiamo per conto del Tribunale per i minorenni le capacità genitoriali di un nucleo che presenta delle carenze sotto il profilo dell'accudimento, sotto il profilo delle capacità organizzative, un nucleo che è in odore di trascuratezza nei confronti dei figli, noi effettuiamo queste valutazioni per lo più affidate ai servizi sociali, raramente a un CTU, comunque sempre valutazioni sono. Noi effettuiamo queste valutazioni per vedere se quel bambino, quella bambina può restare in quel nucleo familiare, cioè se le competenze in capo ai genitori sono sufficienti e necessarie per mantenere la collocazione del figlio con loro,
oppure se esistano incapacità, incompetenze, inadeguatezze che rendono necessaria una collocazione altra, che rendono necessario un affidamento extrafamiliare, una collocazione extrafamiliare. Questo stiamo a valutare. Mutatis mutande, lo stesso discorso vale per il contesto relativo alla separazione dei genitori, affidamento dei figli. Cioè, la regola qual è? La regola è che il figlio, dopo la separazione, articolo 337 ter del Codice Civile, mantenga rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori e anche con gli ascendenti. Ma rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori. Questa è la regola, questa è la norma, questo è lo standard. Quindi noi siamo a valutare, per quanto riguarda le capacità genitoriali, se esistono incapacità in capo all'uno o all'altro genitore, tali per cui questa regola non possa valere. Se esiste un genitore trascurante, un genitore inadeguato, un genitore che sotto vari profili mostra di non rispettare l'interesse e i diritti del figlio, a questo punto i tempi saranno continuativi prevalentemente, cioè il diritto a trascorrere tempi continuativi vale per un genitore e non per l'altro. Quindi noi, nel senso che la regola in questi casi non viene applicata. Quindi noi in questo tipo di valutazioni siamo soprattutto, siamo soprattutto a valutare la presenza non di capacità in maniera arbitraria e discrezionale, ma di incapacità che impediscono l'applicazione per l'appunto di ciò che si applica nelle situazioni normali. Bene, grazie Giovanni. Elisa? Allora, diciamo che questo è il quadro teorico, diciamo, nel quale noi lavoriamo. Il punto è come poi questo si definisce nell'ambito dell'accertamento effettivo, cioè come può un consulente o comunque una persona incaricata di svolgere questa attività rendere applicabile quello che Giovanni correttamente diceva. Cioè, mi dovete scusare un attimo che c'è un problema al computer. Un attimino solo, eh? Un attimo, eh? Scusate. Eccoci qua. No, intanto prendo io la parola. Interessante lo scambio, Giovanni, che abbiamo avuto alle 3:15 quando ci siamo dati appuntamento qui. Sì. Abbiamo fatto un po' di discussione anche di CTU ai tempi del coronavirus, magari dopo ne parliamo. Vai, Elisa. Allora, appunto, dicevo, la cosa importante è come rendere operativo quello che correttamente Giovanni diceva, cioè come poi il consulente, perché di questo poi stiamo parlando, ha la capacità di valutare sia nell'ambito appunto di un pregiudizio, quindi di un'ipotesi di allontanamento del figlio della famiglia, sia in caso di conflitto familiare, cioè in tutte quelle situazioni di pregiudizio a vario livello, quale può essere il metodo per valutare questo aspetto della capacità genitoriale. Perché poi è un costrutto molto teorico che va visto all'interno di quel nucleo familiare. Cioè noi abbiamo bisogno di capire questo concetto calato rispetto alla persona, rispetto alla coppia e rispetto al bambino. Diciamo che l'orientamento attuale è che prima di tutti bisogna capire il concetto di capacità genitoriale partendo dal vertice osservativo del figlio, ovvero determinati comportamenti nei limiti della correttezza, del lecito, possono essere funzionali per un figlio e non funzionali per un altro, possono essere utili per l'uno e non validi per l'altro. Quindi è necessario che il consulente, lo psicologo, il neuropsichiatra possa in qualche maniera avere delle variabili da tenere nella mente, dei criteri che possa applicare al fine di valutare se effettivamente quel genitore può essere ritenuto idoneo, non idoneo, parzialmente idoneo. Ma torno a ripetere, sono delle categorie molto ampie
che vanno calate nella realtà di quella famiglia. Facciamo qualche esempio. Se per un genitore non è opportuno che il figlio vada allo stadio e per l'altro sì, non è che c'è un giusto o uno sbagliato, c'è quello che sarebbe più idoneo per quel genitore e non per l'altro. Però il consulente non è che può entrare nel merito di dire che quello non va bene perché lo porta allo stadio, ad esempio, o non lo porta. Oppure se, ad esempio, uno pensa che sia più opportuno fare un numero tot, senza voler entrare negli aspetti più problematici, però un numero tot di accertamenti clinici e l'altro no. Cioè non è che per questo un genitore può essere considerato idoneo o non idoneo. Bisogna partire da una serie di variabili, quindi il bambino e quello che è l'effettiva sua esigenza, e soprattutto considerare alcune categorie che al bambino vanno garantite. Prima fra tutti è necessario che un genitore possa fornire quello spazio fisico, mentale, di attenzione verso il bambino e di cura, né in perfetta buona fede e soprattutto in coordinazione con l'altro genitore. Perché noi spesso, al di là delle situazioni di abbandono, ci troviamo a affrontare situazioni nelle quali c'è sempre, prima dell'accertamento, un evento traumatico, se no non arriverebbero in tribunale. Quindi abbiamo le separazioni, lo stato d'abbandono, insomma tutta una serie di contesti in cui valutiamo la capacità genitoriale, che avviene subito dopo un trauma, quindi subito dopo una situazione che sia in qualche modo disorganizzata. E di questo dobbiamo tener conto, perché le persone vengono là portando un malessere e forse anche loro non sanno bene ancora come muoverci. Facciamo l'esempio che di quelle famiglie in cui hanno i ruoli tradizionali che si sono sempre suddivisi: il papà che lavora e la mamma che tiene il bambino. Sono situazioni nelle quali le mamme si rivolgono o i papà si rivolgono ai tribunali e non capiscono perché si debba avere il tempo paritario. Cioè non si capisce perché dovrebbero avere, visto che la mamma si è sempre occupata di quel bambino. Ecco, diciamo che invece è normale, è legittimo ipotizzare che una famiglia separata possa ricercare un nuovo equilibrio distribuendo in maniera equa le funzioni genitoriali. Certamente troveremo una mamma che ha una maggiore continuità, una maggiore affettività, ma non per questo il bambino non ha il diritto di avere lo stesso accesso all'altro genitore, che magari dovrà essere aiutato, rinforzato o allenato ad avere una maggiore continuità. Quindi questo per farvi un esempio di quante piccole sfumature. Personalmente, per fare questo, per valutare la capacità genitoriale, non penso che c'è un unico strumento o un'unica occasione. Credo che nell'ambito delle consulenze si debbano usare vari vertici osservativi. Sicuramente una cosa che aiuta sono i colloqui che uno fa, dove si fa raccontare esattamente proprio il vissuto che il genitore ha con il bambino, quello che fa. Per esempio, io faccio un intero colloquio dedicato a come è organizzato il tempo, qual è il tempo che passate insieme, come fate i compiti. Cerco di capire come il bambino reagisce rispetto a certe frustrazioni, come il genitore reagisce rispetto agli aspetti oppositivi del figlio. Cerco di capire come garantisce l'accesso all'altro genitore, qual è la capacità che questo genitore ha di riflettere sui suoi stati emotivi, sui suoi modi di essere, anche la capacità di modificare certi schemi. Ecco, queste sono tutte variabili che un consulente deve tenere in mente nel momento che valuta la capacità genitoriale. La capacità genitoriale però per me è anche, come dicevo prima, un costrutto che parte dal bambino, cioè al di là dell'età, 12 anni, l'idea del discernimento, ma anche meno, anche 6-7 anni, per me è importante anche il vissuto del bambino, l'esigenza di quel bambino specifico rispetto a quei due genitori, che cambia di situazione in situazione. Ovviamente sono tutte situazioni che vanno, come dire, ripulite da eventuali suggestioni, da eventuali problematiche che il bambino può manifestare, ad esempio quando un bambino racconta che l'altro lo maltratta, o quando ti dice chiaramente al primo incontro: io desidero vivere solo con l'uno.
Ecco, diciamo che questo va valutato e i ragazzini vanno ascoltati, però va anche letta la capacità genitoriale all'interno del contesto. Quindi, se abbiamo la valutazione dell'individuo, abbiamo la valutazione di quello che ci ha detto il bambino, secondo me l'elemento ulteriore fondante è quello dell'osservazione delle relazioni, cioè vedere un po' come stanno insieme effettivamente le persone, perché poi un conto è quello che si racconta, nel senso all'interno del colloquio individuale o al colloquio di coppia, un conto poi è quello che si sperimenta in un colloquio genitore-figlio o in una visita domiciliare laddove venisse richiesta. Ecco, diciamo che è quindi una valutazione che tiene conto di questi aspetti, che possono essere supportati con degli strumenti, con delle interviste, che possono più o meno, come dire, confortare l'impressione clinica. Però ecco, diciamo che un buon genitore è quello che garantisce la cura la continuità della relazione con l'altro genitore, che è disponibile a mettersi in discussione e a collaborare con l'altro. Bene, grazie, grazie Lisa, mi avete dato tantissimi spunti e sono d'accordo con voi. Allora, per aggiungere qualcosa a quanto già detto, allora, per quanto mi riguarda, io sono d'accordo con Giovanni che si deve parlare, allora partiamo da una condizione, a mio avviso, di capacità genitoriale, un po' come l'idoneità testimoniale nel penale, cioè tutti i genitori sono capaci. Poi è ovvio che a questo punto nelle CTU teoricamente si dovrebbe andare a valutare la loro eventuale incapacità genitoriale, cioè nel senso che bisogna eventualmente dimostrare se uno o entrambi i genitori sono incapaci. E qui si apre un mondo, l'avete già detto voi, rispetto a cosa si intenda per genitore capace, per genitore idoneo. Se noi andiamo a prendere 10 libri manuali di psicologia forense, rispetto a questo argomento, a questa definizione, troviamo 10 definizioni diverse, perché anche la letteratura internazionale ci rimanda definizioni che sono le più disparate. Sembra non esserci una definizione univoca di chi è il genitore capace o incapace, che cos'è la capacità genitoriale. Io allora, diciamo così, in Italia fortunatamente abbiamo per alcuni versi una buona legge, cioè l'abbiamo citato prima, l'avete citato prima, il 337, l'articolo 337 ter del codice civile, al primo comma è lì che viene declinato, a mio avviso, la capacità genitoriale, cioè che cosa si intende? Andiamo pure, cerchiamo di parlare in termini molto pratici, cioè la capacità genitoriale non è altro che la capacità del genitore o di entrambi i genitori di sostanzialmente rispettare i diritti del figlio. E io qua sono d'accordo ovviamente con Elisa quando dice, no, che bisogna partire dal punto di vista del figlio, privilegiare la sua posizione per poi arrivare a quella degli altri attori, diciamo, della famiglia divisa, nel senso che bisogna partire sempre dal figlio, la CTU è per il figlio, non è per i genitori. E quindi stiamo parlando di capacità di rispettare i diritti del figlio. E quali sono questi diritti del figlio? Il legislatore in primis, non è un caso, in primis pone la capacità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, cioè mette addirittura, depone addirittura il diritto della salute, della cura e dell'istruzione, il mantenimento delle relazioni, quindi tra genitori. Quindi è capace il genitore che rispetta il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sostanzialmente con entrambi, anche con l'altro, quando stiamo parlando, ovviamente, quando parliamo soprattutto di genitori cosiddetti collocatari. E a quel punto, ovviamente, questo è sostanzialmente il diritto alla genitorialità. E se vogliamo, non è il tema della giornata, ma ovviamente fa parte di quest'ambito, anche il discorso dell'alienazione parentale si può configurare come una violazione del diritto alla bigenitorialità. Messa così in questi termini, ovviamente a mio avviso è incontestabile, cioè nel senso l'alienazione parentale come violazione di un diritto alla bigenitorialità del figlio. Poi abbiamo il diritto del genitore del figlio di ricevere cura, educazione, istruzione, assistenza morale, viene declinato dall'articolo 337 ter, comma 1 del codice civile. Ovviamente è sempre difficile, io dico che è sempre difficile entrare a gamba tesa nelle dinamiche relazionali delle famiglie divise, presumere con dati oggettivi se un genitore è capace o non è capace, in base a quali criteri. Io purtroppo mi sono imbattuto anche in consulenze d'ufficio
che sostenevano che ad esempio uno dei due genitori non era idoneo perché era scarsamente empatico, e allora a questo punto i figli dovrebbero essere elevati a 80% dei genitori, oppure il genitore era, diciamo, poco affettivo, non si sapeva relazionare bene. Cioè, allora, non sono questi ovviamente i criteri, a mio avviso, di idoneità genitoriale. Ovviamente non sono questi, diciamo, può essere questa la cornice, ovviamente ha una situazione più complessa, ma non possono essere considerati non idonei genitori che sono scarsamente empatici, così come relativamente ad esempio ad aspetti di personalità, dei genitori, non possiamo sostenere a priori che ad esempio il genitore che soffre di schizofrenia è automaticamente quindi non capace di svolgere, no, l'esercizio della responsabilità genitoriale. Va dimostrato, come dicevo all'inizio del mio intervento, bisogna anche teoricamente, quindi anche un genitore schizofrenico teoricamente per legge è capace a svolgere la funzione genitoriale. Ovviamente bisogna dimostrare che non è capace, ovviamente motivarlo. Quindi partiamo ovviamente da una questione di diritto, cioè se noi la decliniamo in termini di diritto, quindi di tutela dei diritti del figlio, forse riusciamo a raccapezzarci in questo mare magnum di definizioni, di situazioni veramente, veramente ambigue. Anche perché non è un termine la capacità genitoriale, e concludo, non è una definizione che troviamo nel manuale di psicologia dell'età evolutiva, che magari si studia, viene adottato nell'università, nelle facoltà di psicologia. Non c'è una definizione di capacità genitoriale nel DSM. Sono ovviamente la capacità genitoriale come l'incapacità naturale nel codice civile, l'idoneità testimoniale, la capacità intendere di volere, sono tutte diciamo così, concetti giuridici. Poi ovviamente la psicologia forense ovviamente si applica poi a questi concetti per declinare, insomma, in termini, diciamo, psicologici il significato, ma sostanzialmente partiamo, è bene specificarlo, da concetti giuridici. Non so se c'era qualcosa che volevate aggiungere. Sì. Vai Giovanni. Elisa e Marco mi consentono di precisare meglio un paio di cose che ho detto prima. Quando io parlavo di valutazioni discrezionali nella normalità, c'è ovviamente un range ampio di normalità all'interno del quale le valutazioni sulla genitorialità rischiano di essere eccessivamente discrezionali in quanto legate agli orientamenti, alle scale di valori di chi le valuta. Facciamo un esempio, tipica situazione che citava prima Elisa. I due genitori, uno orientato più sul piano normativo, uno orientato più sul piano protettivo. Io dico sempre che quando un bambino piccolo correndo sbatte la testa contro uno spigolo, ha bisogno di una mamma che dica: brutto spigolo che hai fatto male alla testa del mio bambino, e di un padre che dice: un'altra volta stai più attento. Ed è l'integrazione di queste funzioni che un bambino cresce bene. D'altra parte, anche nella pittura, no? Nelle raffigurazioni, la mamma è sempre raffigurata con questo gesto di tenere il bambino a sé. Il gesto tipico del padre è di tenere il bambino per il tronco e protenderlo in avanti come per lanciarlo verso il mondo delle relazioni, l'ambiente allargato. Ecco, allora un figlio cresce bene con queste due funzioni. Ora, è facile che dopo una separazione queste funzioni non si trovano a essere integrate come avviene nelle quotidianità e nella convivenza, e che ogni genitore si orienti più verso una, quindi la mamma è più protettiva, il padre magari più normativo, e conflitti possono nascere proprio dopo la separazione per questa diversa valutazione delle competenze. Allora, quando siamo in un range, ripeto, di normalità, no? Non esistono patologie relazionali dall'una o dall'altra parte. E allora
dosare i tempi di frequentazione, perché alla fine poi è questo che il consulente fa. Sulla base di queste valutazioni così soggettive, si rischia di andare nella arbitrarietà. Cioè, poi se il consulente dice no, è meglio la mamma perché è più attenta alle esigenze, no, è meglio il papà perché fa più rispettare le regole. Non è in questi termini che la questione si dovrebbe porre. Ugo Fornari, il maestro della medicina legale italiana, si è occupato anche di questo e scriveva in un'edizione del suo trattato anteriore alla legge 54 del 2006 e l'edizione del 2005, scriveva a riguardo di capacità genitoriali che in un contesto in cui i criteri valutativi sono così soggettivistici occorrerebbe fare riferimento forse al criterio principale che dovrebbe valere maggiormente, e qual è? È quello di affidare il figlio, chiaramente si parlava di affidamento esclusivo, quindi uso il termine affidare, oggi useremo altri termini, ma il concetto rimane quello, affidare il figlio al genitore che si mostra più capace di rispettare il ruolo e le funzioni dell'altro genitore. Questo scriveva Fornari, certo, certo, nel 2005. Ecco. Certo. Questo riprende quanto diceva Elisa prima, cioè effettivamente questo è un aspetto cruciale, centrale. Quando io dicevo che le capacità genitoriali si declinano diversamente nei vari contesti, pregiudizi, abbandono, separazione dei genitori, ecco, nel contesto separazione dei genitori questo diventa il criterio principale. Quanto ogni genitore sa rispettare l'altro, a meno che l'altro non sia barba blu, perché è chiaro che non posso rispettare l'altro genitore se l'altro è un pazzo pericoloso, è ovvio. Ma allora il ruolo del consulente è proprio quello, stabilire se un genitore è pazzo pericoloso, volgarizzo. Sarà l'argomento, diciamo, tra poco. Questo diventi, non stabilire se meglio la funzione normativa, come dicevo prima, o la funzione protettiva. Questo è l'aspetto cruciale. Aggiungo una cosa di 30 secondi, ma la riprendiamo dopo. D'accordissimo, ovviamente l'ascolto del minore è un diritto sancito dal 337 Octies, sancito prima ancora dalla Convenzione di Strasburgo e prima ancora dalla Convenzione di New York. È un diritto inalienabile. Stiamo attenti però a non considerare l'ascolto minore come l'ago della bilancia per quanto riguarda le condizioni di affidamento e di custodia. No, era proprio questo che volevo. So che, Elisa, so perfettamente che tu sei orientata in questo senso, quindi mi permetto di anticipare quello che potrei dire dopo. Sì. Perché non tanto consulenti, ma molti avvocati spingono più o meno accanitamente il figlio o i figli nelle braccia del CTU o addirittura del giudice, sperando che il CTU dica sì, io non voglio andare con mio padre o con mia madre perché magari il bambino c'ha 10 anni. Ne parliamo tra poco nella una breve. No, scusate, due piccolissime cose volevo dire. Intanto questa cosa, ovviamente quello che esprime il bambino non è detto che sia nel suo interesse, quindi è sempre dell'adulto la responsabilità di decodifica, quindi su questo condivido pienamente con Giovanni. E l'altra cosa che metterei accanto a quello che noi poi chiamiamo il criterio dell'accesso è l'aspetto che, con il quale difficilmente poi i genitori in una fase post separativa, quindi traumatica, comprendono, che è questo concetto della riflessività, cioè la capacità di comprendere che l'altro probabilmente assume un comportamento che non è contro l'altro genitore, ma semplicemente perché ritiene giusto in quel momento fare delle cose. Quindi è come se, per me, un indicatore importante è la capacità del genitore di riflettere che quello che l'altro genitore fa è frutto di un pensiero, e che se c'è invece un bias interpretativo per cui l'altro è sempre tutto negativo, per me questo è un indicatore significativo. Non so se sono stata chiara, però ecco, per me è importante capire se il genitore riesce a comprendere che forse non c'è nessuno che sta solo in lotta, che forse l'altro
l'altro semplicemente la pensa diversamente, o le variabili che intervengono possono essere talmente tanti nella gestione di un affatto, ad esempio, quante volte nelle consulenze abbiamo interi verbali sul fatto che uno ha portato la figlia alla festa e l'altro non era stato informato, ma se lui c'aveva la bimba e ha portato, avrà i suoi buoni motivi. Allora, o rientriamo in quella categoria barba blu, oppure tutto il resto è da considerarsi regolarmente come lecito che sia. L'importante è che ci si attiene a una normativa per cui se porti a dormire fuori o in un'altra città il figlio per diversi giorni devi informare l'altro genitore, ma non è detto che se l'hai portato alla festa hai sbagliato o altro, cioè chi lo può dire? Certamente non un consulente. Mi riallaccio per concludere poi questo punto, andiamo al secondo, mi riallaccio a quello che avete detto voi, alla metafora, all'esempio diciamo di Giovanni rispetto alla bua, no? Che si può diciamo fare, procurarsi un bambino. Immaginiamo la famiglia unita per un attimo, famiglia unita, il bambino che cade e si fa male. Okay, nessuno si sognerebbe, una famiglia unita, di il papà che accusa la mamma, ah, era con te quando si è fatto male, allora quindi io ti vado a denunciare, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente sì, vabbè, insomma, ci può essere qualche scontro così, però sei stato poco attento, però finisce lì. Famiglia separata, stesse persone, il bambino è con la madre, si fa la bua, va in ospedale perché magari si rompe il braccio, denunce, querele. Allora a questo punto, caro CTU, lo vede, quando era con la madre si è rotto il braccio, quindi questa è la dimostrazione che lei non è una brava mamma. Cioè, guardate che è incredibile, qui è, veramente qual è il confine tra idoneo, il genitore idoneo, non idoneo, ma veramente insomma a volte sembrano situazioni inverosimili e valutazioni assurde. Però Marco, scusami, una puntualizzazione che è importante secondo me, cioè non pensiamo che nelle famiglie che non sono separate questi due ruoli sono sempre così splendidi e complementari, cioè le però, dinamiche sono negare che molte volte vengono analizzate cose che è la continuità della relazione, è la continuità dello stare che consente all'altro di riparare con più facilità. Però anche, cioè, saremmo tutti, cioè, tutte le famiglie anche non separate starebbero meglio se i ruoli fossero così ben equilibrati, insomma. Sicuramente. Allora, bene, siamo entrati nel vivo, andiamo al secondo argomento, metodo e prassi nella CTU. Qui vi chiederei di essere più pratici possibile perché ci ascoltano, ci guardano non solo addetti ai lavori ma anche genitori o comunque persone che non sono della materia. Allora, sostanzialmente è inutile che andiamo a spiegare cos'è una CTU, ma come si svolge una CTU? Qual è la vostra prassi, diciamo, qual è la vostra scaletta, tra virgolette, ideale, quali colloqui effettuare con chi? Giovanni. Io normalmente ho fatto mio un insegnamento che mi ha dato Marisa Maragoli Togliatti 20 anni fa. Mi ha detto, guarda, il primo colloquio fallo sempre con la coppia dei genitori insieme. I colloqui individuali falli dopo. Il primo fallo sempre con i genitori insieme. In effetti, se noi dobbiamo valutare più che le... Sono d'accordissimo con Elisa... se noi dobbiamo valutare più che le persone, le relazioni, è importante vedere come si svolge nell'attualità la relazione fra i due genitori osservandoli insieme. E i colloqui individuali io li faccio in un secondo tempo. Traggo molto più informazioni da un colloquio congiunto, chiedendo a loro cosa si aspettano dalla CTU, perché si è arrivati a questa CTU e quali sono le loro, quelli che potrebbero essere le loro soluzioni al conflitto che li divide. Molto centrato sull'attualità. I colloqui anamnestici li faccio in un secondo tempo, ma i colloqui anamnestici non li faccio con l'uno e con l'altro genitore, che possono essere uno o due individuali. Non li faccio perché sia praticamente interessato dai rapporti che il padre o la madre hanno avuto con i loro genitori, con i loro zii, con i loro nonni, se hanno studiato, quali scuole hanno fatto, e se sono stati allattati al seno o con latte artificiale. Questo è una serie di informazioni che si ricavano in automatico, ma che non sono utili per rispondere
al quesito del giudice. E i colloqui anamnestici io li faccio per valutare le capacità riflessive di ciascun genitore. Cosa si intende per capacità riflessive? Si intende la capacità di attribuire stati mentali, sentimenti, intenzioni a se stessi e agli altri. Significa la capacità di riflettere sui comportamenti altrui, di attribuire significati ai comportamenti altrui e anche relativa ai comportamenti propri, cioè di attribuire significati ai propri comportamenti. La capacità riflessiva è la capacità di mettersi nei panni dell'altro. Perché è così importante? Perché è un aspetto fondamentale della genitorialità. Il genitore, un buon genitore, si mette nei panni del figlio e ne interpreta le esigenze. Ci sono persone che per diverse dinamiche, non necessariamente patologiche, stiamo attenti, ma per caratteristiche personali, non presentano sviluppata questa capacità. Questi colloqui anamnestici che io faccio, li faccio soprattutto per valutare non la qualità delle esperienze che ogni genitore ha fatto, ma la qualità della loro capacità di leggere nella mente degli altri e di leggere nella propria mente. Dopodiché avviene l'ascolto e l'osservazione del figlio o dei figli. Con bambini piccoli tu non fai colloqui individuali, ma fai soprattutto osservazione delle relazioni. Uno strumento molto utile è il Trilog Playtest Clinico, è una sequenza in cui tu vedi il figlio che interagisce con entrambi i genitori in una sequenza di gioco. E tu valuti per l'appunto i pattern comunicativi relazionali che ci sono fra il figlio e i genitori, con bambini già dai 6-7 anni in su. Fai anche un colloquio, un'osservazione individuale in cui è utile fare domande, anche riprendendo quanto diceva Elisa prima, no? Cosa fai quando sei con papà, cosa fai quando sei con la mamma, se tu hai un problema che cosa fai, lo tieni per te, ne parli con il papà, ne parli con la mamma. Una domanda spesso che fatto i bambini apprezzano particolarmente: se avessi una bacchetta magica, che cosa cambieresti nel papà, cosa cambieresti nella mamma? E senza ovviamente chiedere con chi puoi stare, vuoi più bene, queste domande fai nel colloquio individuale. Dopodiché, superata questa parte, fai dei colloqui congiunti per vedere anche se è possibile in qualche modo sollecitare le capacità negoziative dei genitori. Non raramente mi è successo di pervenire a una sorta di accordo di massima in corso di CTU. Il CTU non è un mediatore, però può saggiare le capacità negoziative dei genitori per vedere se sia possibile addivenire a un abbozzo di soluzione condivisa. Se ovviamente questo non è possibile, comunque questi colloqui congiunti con i genitori finali li fai per offrire a loro in qualche modo una restituzione di quello che si è fatto nel corso delle indagini. Bene, bene, grazie Giovanni. Elisa? Allora, parliamo un po' più dall'aspetto tecnico, seppure ci sono persone che non sono dei tecnici. La consulenza tecnica, secondo me, parte dal presupposto che va spiegato all'utenza, ai perizianti che si siedono davanti, di che cosa si tratta, perché molto spesso le persone subiscono la consulenza, non la richiedono. È il tribunale che la chiede e loro che la subiscono, che comunque vengono attenzionati, perché proprio riallacciandoci al discorso che dicevamo prima della differenza fra le famiglie separate e quelle non separate, in realtà la grande attenzione è
famiglia attenzionata dal tribunale, famiglia non attenzionata. Un comportamento che è lecito a casa di ciascuno di noi, se è sottoposto all'attenzione del tribunale o all'attenzione del consulente, cambia di valenza. Questo nell'immediatezza, cioè proprio per il fatto che c'è una lente di ingrandimento su quella famiglia. Quindi per me è molto importante, la metodologia è la stessa di Giovanni, ovviamente ognuno può adottare aspetti diversi che riguardano più la formazione, più il mettere prima una cosa e l'altra, ma sostanzialmente è questa quella che si condivide. Quindi diciamo che per me la prima cosa è spiegare loro perché stiamo qua, cosa siamo venuti a fare, cosa possiamo fare insieme. Quindi è importante che lo psicologo che assume la responsabilità di fare questo lavoro sia formato per fare questo lavoro. Cioè questa professione, seppure diciamo l'aspetto forense non è regolato dal codice deontologico, non è una professione che si può improvvisare. Cioè non è detto che essere un buon clinico vuol dire essere anche un buon consulente. Noi abbiamo dei colleghi bravissimi psicoterapeuti, ma che se non sono inseriti nel contesto della consulenza rischiano di diciamo utilizzare in maniera maldestra degli strumenti, così come abbiamo delle persone che non hanno una formazione terapeutica e rischiano di non tener conto, ad esempio, di alcune dinamiche che invece sarebbe opportuno intravedere. Quindi per me è la formazione e spiegare ai genitori e soprattutto avere come linea guida il quesito, cioè non altro, perché noi non è che possiamo fare quello che ci pare. Il giudice non ci ha chiamato per fare... Vuoi dire qualcosa, Giovanni? Marco dirà qualcosa. No, appena sentito il quesito... Oggi no. Abbiamo detto che era una parentesi. Oggi no. Ne facciamo una a parte. Allora, dicevo che... per me è importante che il consulente si attenga al quesito e che possa rispondere al quesito laddove può rispondere, perché ci sono anche degli aspetti del quesito ai quali non si può rispondere e quindi il consulente ha il dovere di ridire al giudice che in una parte del quesito non si è potuto rispondere. Detto questo, credo che un altro elemento importante sia l'aspetto del limite del ruolo. Cioè il consulente non è il terapeuta, non è un mediatore, non sta lì ad aiutare le persone perché vengono a fare una domanda. Come vi dicevo prima, molto spesso per la parte è qualcosa che cade addosso, è un contesto valutativo dove solo in alcuni casi possiamo trovare lo spazio, come diceva Giovanni, per fare qualcosa che può portare a una modificazione del sistema famiglia. Certo, io personalmente, ma solo io personalmente, ritengo che le consulenze mettano il nucleo familiare nella condizione di non essere più come prima, cioè nulla potrà essere più come prima perché comunque c'è questa lente di ingrandimento che sia che le parti lo vogliano, i consulenti, gli avvocati lo vogliono o meno, qualcosa è cambiato. Qualcosa cambia con la consulenza, cioè degli aspetti comunque cambiano. Cambiano perché un genitore è più arrabbiato, perché l'altro l'ha costretto a fare la consulenza. Cambiano perché già la stessa rinarrazione delle storie, sia individuale che di coppia, come diceva Giovanni, portano a una rilettura dei propri vissuti che a volte nel contesto terapeutico permette di far accendere degli insight. Altre volte invece c'è un contesto molto, come dire, molto stringato, molto valutativo, per cui la consulenza è una vera e propria fotografia della situazione, delle competenze genitoriali, delle relazioni, una valutazione delle relazioni e lì si completa. Qual è il punto delle consulenze? Che è molto collegato all'aspetto della capacità genitoriale o alla discrezionalità, cioè il consulente ha il dovere di limitarsi a dire ciò che può dimostrare. Non può dire una notte in più qui, una notte più là, perché si sente così o perché il suo orientamento... Senza il consulente stabilirlo? Io ho molti dubbi su questo. Parliamo tra un po'. Adesso arriviamo alle conclusioni, parliamo prima un po' del percorso. Vai. Quindi voglio dire, è anche importante che il consulente si metta in una posizione di ascolto ma anche di rispetto della parte. Cioè, non è perché tu debba fare per forza un tipo di accertamento che la parte si deve sottoporre.
Cioè, non è che possiamo avere, come dire, una sorta di dicta per cui si deve fare quello che dice il consulente. È sempre meglio avere una posizione in cui può essere spiegato e deve essere ascoltato, perché altrimenti diventa un sasso che cade dall'alto, le persone lo subiscono e non credo che questo possa avere un senso. Poi, ovviamente, va valutato di caso in caso. Torno a ripetere, ci sono dei casi in cui è possibile anche fare un lavoro di collaborazione, anche con il supporto dei consulenti di parte, che a volte sono una grande risorsa all'interno del percorso peritale, così come dei legali. Io ho avuto anche tante esperienze in cui avevo un consulente di parte e un avvocato, però è sempre meglio, secondo me, la partecipazione a volte, almeno all'inizio e alla fine, dei legali. Perché cosa succede? Spesso le parti, un po' suggestionate dal ruolo del consulente d'ufficio, un po' suggestionate in generale dall'atmosfera che si respira in questi contesti, tendono a raggiungere quello che Giovanni diceva, una sorta di accordi, che sono però accordi falsati e che non hanno nessun aggancio con un aspetto profondo della persona. Cioè, tendono ad aderire a una proposta di terzi senza che in realtà ne abbiano contezza o che la condividano, ma solo perché sollecitati dal consulente, dall'avvocato, alla riappianificazione della consulenza, al raggiungere una conclusione. Ecco, questo secondo me è molto pericoloso, perché questo rischia di lasciare queste famiglie, terminata la consulenza, in un vuoto enorme, perché si ritrovano a firmare o a sottoscrivere degli accordi che sono di altri, ma che loro non sentono appartenere a se stessi. Quindi, secondo me, qui il ruolo del consulente tecnico e della metodologia che adotta è fondamentale. Certo. Cioè, il consulente deve essere sintonizzato lui per primo su dove sta quella famiglia, perché ad esempio ci sono consulenze che noi facciamo in presidenziale. Quando la separazione è molto cocente, l'agito è continuo e diventa difficile trovare un accordo. O a volte abbiamo delle consulenze che abbiamo addirittura al tempo del divorzio, no? E lì ormai le dinamiche sono cristallizzate. Allora, anche stabilire qual è il tempo di quella famiglia, cioè qual è il tempo in cui la famiglia viene a fare una consulenza, è determinante per stabilire la metodologia. Ovviamente, se vogliamo parlare di altri parametri, è importante l'età del bambino, è importante il livello di elaborazione della fine della coppia. Quindi la metodologia e la prassi che uno adotta deve essere tarata sulla famiglia. Certamente io ci tengo a precisare che il ruolo del consulente deve essere circoscritto e che non può essere di sostituzione al giudice. Cioè, ogni CTU dovrebbe riprendersi il ruolo clinico valutativo, tecnico, lasciando poi al giudice la scelta che è di sua competenza. E anche quindi, la scelta del tipo di affidamento. Ne parliamo dopo rispetto a questo. Il CTU dell'affidamento è condiviso esclusivo con i servizi. Ne parliamo tra un po' rispetto a questo, perché Giovanni ha aperto un file, dopo magari alla fine ne parliamo. È concluso oppure volevi aggiungere? Ok, diciamo, ok. Rispetto a questo, allora vi indico il mio metodo, la mia pratica, che poi ovviamente è molto simile alla vostra. Poi giustamente si diceva prima che ognuno poi ha sperimentato nel corso degli anni e poi nel corso degli anni ovviamente poi sperimenta sfumature diverse, la cambia, la prassi, ma sostanzialmente il metodo questo è. E allora io proprio volevo indicare velocemente la prassi che adotto io nelle CTU. Primo colloquio con la coppia genitoriale, sono d'accordo con voi, è fondamentale. È anche per dare un senso di responsabilità genitoriale a entrambi, cioè quindi io per primi vedo voi. Successivamente incontri individuali, quindi madre e padre o viceversa, insomma incontri individuali con i genitori. Dopo questi incontri individuali io solitamente vedo il minore o i minori, quindi incontri individuali, se sono due fratelli ad esempio incontri individuali con il più grande e con il più piccolo. Ovviamente qua dipende dall'età, un bambino di 3 anni non gli vado a fare certo un colloquio, ma lo vedo nelle osservazioni, nei colloqui di osservazione. Successivamente l'incontro col minore, che poi sostanzialmente è di fondamentale importanza, seppur noi dobbiamo dare, come diceva Giovanni prima, quell'importanza, no, è fondamentale, sacrosanta, è come se tutte le parole che esprimesse il minore fossero poi oro colato. Cioè, bisogna dare la giusta importanza all'ascolto del minore. Comunque, dopo l'ascolto del minore, che si chiama
in termini tecnici, il cosiddetto indiretto, perché lo fa il CTU, quello diretto è fatto direttamente dal giudice. C'è l'incontro, io programmo solitamente l'incontro familiare, quindi incontro familiare, padre, madre e figlio o figli, quindi tutti e tre, tutti e quattro insieme. Successivamente incontri cosiddetti congiunti, quindi padre, figlio, il papà dopo mezz'ora, tre quarti d'ora esce dalla stanza, quindi va via, e sopraggiunge la mamma o viceversa. Quindi il bambino rimane nella stanza e si fa la staffetta con i genitori, quindi per vedere la relazione con il padre e la relazione solo con la mamma. Successivamente, per quanto mi riguarda, la CTU è terminata nella stragrande maggioranza dei casi. Attenzione, io nell'ultimo tempi ho inserito un altro colloquio. Allora, successivamente agli incontri congiunti, io ho sempre previsto il cosiddetto incontro di restituzione. Se ne accennava prima, ne accennavamo prima, cioè che quell'incontro di restituzione solo con i genitori, dove il CTU va ad esplicitare sostanzialmente quello che scriverà. Voi, la sintesi è questa: voi avete dato a me CTU per tutti questi incontri, adesso io restituisco a voi la fotografia, della situazione. Ecco, in base a come all'andamento di quest'ultimo incontro, io poi decido insieme anche ai CTP, vediamo anche che clima c'è, vediamo anche la disponibilità, le capacità negoziative di cui si parlava prima dei genitori. A quel punto io posso programmare un ultimissimo incontro di coppia, sempre finale. Che cosa succede? Tra questo incontro di restituzione, l'ultimissimo di coppia, io dico, signori, la situazione è questa, la fotografia è questa, è come se io veramente gli facessi vedere la fotografia della loro situazione familiare, ovviamente fotografia tecnica della loro situazione familiare. La vostra situazione è questa, come il medico fa vedere, i raggi, no? È questa la situazione. Che volete fare? Voi avete ancora la possibilità di decidere per le vostre sorti e le sorti dei vostri figli. Perché ovviamente nel momento in cui c'è una CTU, il potere decisionale dei genitori è ridotto al minimo, perché ovviamente implicitamente, se si va in giudiziale, ovviamente si dà la delega implicita al giudice, quindi al tribunale, ai CTU, eccetera, eccetera. Quindi voi avete ancora la possibilità, io vi do ancora una possibilità per dirmi cosa volete fare, perché altrimenti io scriverò al giudice, suggerirò al giudice X, Y e Z. Allora, facciamo così, d'accordo anche con i CTP, prendiamoci una settimana di tempo, prendetevi una settimana di tempo, ci rivediamo qua tra una settimana, solo per un incontro che veramente può durare 20 minuti, e mi venite a dire che cosa mi proponete, se mi proponete cose diverse rispetto a quello che io vi suggerirei al giudice, o se riuscite a trovare un accordo. E qua rispondo pure a una domanda che c'era di una che ci sta ascoltando: che cosa ne pensate del tentativo di conciliazione che è previsto legalmente nel corso della CTU. Questo è lo sforzo da un punto di vista mio di CTU che compio nei confronti dei genitori, cioè quindi una volta fotografata la situazione io la restituisco la fotografia. Ne pensiamo bene. Se vi piace questa fotografia, allora la portiamo tutti quanti al giudice. Se non vi piace, non so come dire, prendete il Photoshop, modificatela e portatemela, ok? Vediamo se riuscite a trovare una sorta di conciliazione, vediamo ovviamente la portata, vediamo se va bene, se è consono ai diritti del minore, e quale persona più felice di un CTU, no? Nel momento in cui avviene anche un incontro tra le parti. Quindi questo è il tentativo che ultimamente sto sperimentando, quindi questi incontri in più di restituzione. Quindi solitamente le mie CTU durano in media 30 giorni, io non prendo mai proroghe, proprio raramente è successo, e se è successo è perché non dipendeva da me, quindi 60 giorni si conclude la CTU, anche perché, e concludo, il tempo è fondamentale. Ci sono CTU che durano un anno, 6, 7, 8 mesi, proroghe su proroghe, c'è una CTU che ho seguito ultimamente 120 giorni, più la proroga di 60 giorni, poi con vari tempi dilatati si arriva a un anno. A quel punto, dopo un anno, bisogna rifare la CTU perché non è più la stessa famiglia che si è esaminata 5-6 mesi prima, quindi veramente il fattore tempo è determinante. Quindi le CTU dovrebbero essere, a mio avviso, ovviamente approfondite, bisogna fare un'approfondita valutazione tecnica, ma breve,
breve, nel senso che bisogna andare, bisogna subito concludere e poi ovviamente rispettare i termini fissati per l'udienza. Volevate aggiungere qualcosa? Io volevo dire due cose, Marco. Allora, la prima è che l'incontro di coppia all'inizio va benissimo, è ovvio che vengono escluse tutte quelle situazioni di divieto di avvicinamento o denunce penali, quindi ecco, perché purtroppo a volte ci troviamo invece in situazioni in cui dicono, proprio perché tutti siamo portati a dire che facciamo il colloquio di coppia, che non conoscendo gli atti quando vai a giurare, tu dici incontro di coppia, ma se poi tu vai a vedere negli atti e c'è il divieto di avvicinamento, è importante che questo venga rispettato e che non si può pretendere che la persona, a parte che non siamo lì a valutare se i fatti sono avvenuti o no, altra questione che riguarderebbe le consulenze. Però ecco, è importante fare in modo, proprio per quello che dicevo prima, di sintonizzarsi sul caso e sulla persona, cioè non si può fare, non è che puoi dire no, deve venire la coppia a tutti i costi perché per me è importante, deve venire. Io ho avuto situazioni in cui la signora che appunto aveva il divieto, il marito il divieto d'avvicinamento, pur di essere poi favorevole al contesto della consulenza o compiacente con il CTU, si presta a fare delle cose che secondo me invece non vanno fatte. Però Giusa, scusami se ti interrompo, cioè anche qui bisognerebbe poi fare qualche domanda, bisognerebbe rivolgere alla magistratura. Se c'è questo divieto di avvicinamento, mi viene in mente che senso ha a questo punto una CTU sulle capacità genitoriali? Cioè, perché parliamone, perché a volte ci arrivano dei casi veramente tra virgolette sporchi, dove ci sono denunce, dove ci sono divieti di avvicinamento, giustamente, ma allora è quasi come se veramente fosse una delega agli esperti, no, sbrigatevela voi perché io non so cosa fare, ma se c'è un divieto di avvicinamento, come faccio io poi, no, a essere... Su questo dobbiamo fare una cosa a parte, quando c'è nel penale, quando c'è un procedimento penale. L'altra cosa sulla quale negli ultimi tempi ho cominciato a riflettere, ripartendo proprio da quello che dici tu, cioè restituiamo la fotografia della famiglia. È molto importante che nel restituire la fotografia alla famiglia, il CTU non esponga i suggerimenti intesi come affidamento e collocazione e frequentazione, ma che lasci quel tempo di elaborazione alle parti, ai genitori, fra di loro. Perché mi capita molto spesso che se tu anticipi e dici ma comunque questa fotografia mi porta a pensare che il bambino potrebbe fare uno schema di frequentazione che a me piace tanto, che è quello che io chiamo il 6 a 8, cioè 8 giorni suddivisi, 6 dall'uno, 8 dall'altro, che dà una continuità, insomma c'ho tutta una serie di schemini per cui c'è la continuità della relazione con entrambi i genitori. Ma se tu già dai questa informazione nel momento che gli dai la fotografia, hai chiuso, perché la parte soccombente rimane soccombente. Quindi è importante, questo lo dico per chi svolge questa funzione, che il consulente restituisca ancora all'ultimo una fotografia clinica della famiglia e che lasci effettivamente il tempo autentico alle famiglie di poter riprendersi la propria responsabilità genitoriale prima di farla calare dall'alto. Sì, sì. L'ultima cosa che secondo me è anche importante, che tanto so che a voi due piace, è che le consulenze possono dare indicazioni relative al suggerimenti relativi ai supporti psicologici, non psicologici. Guarda che rischi il ban. No, lo so. Ma appunto ciascuno, ogni periziando è libero di fare ciò che ritiene, che il consulente non può. Allora che serve il suggerimento? Allora che serve il suggerimento? Esatto, e questo sto dicendo. Uno può dire guardi, secondo me lo potrebbe fare, poi se lo fa o no deve essere libero di poterlo scegliere. Secondo me il CTU è liberissimo di suggerirlo, ma non lo deve scrivere. Non lo deve scrivere. Ma io sto dicendo quello della restituzione. Io un sacco di volte l'ho detto, ma non mi sono mai minimamente sognato di scriverlo. No, ma pensate, scusatemi, rispetto a questo e poi andiamo sull'altro argomento. Pensate, l'altra volta ci pensavo, ne discutevo con alcuni colleghi, pensate quando il CTU, ci sono quelle CTU dove impongono, no, i famosi percorsi psicologici ai genitori, lei deve andare in terapia, lei deve andare in sostegno psicologico. Immaginiamo, io magari mi metto nei panni di un padre, di un genitore che in verità sta andando a fare sostegno psicologico, ma io non lo voglio dire, non lo voglio dire, ok? E quindi mi si impone un sostegno psicologico, quindi mi stai costringendo a dire guarda che io ci sto andando, e quindi c'è, cioè, con tutte le conseguenze, deontologicamente è veramente scorrettissima questa
queste imposizioni che arrivano all'interno delle città. Un dettaglio venale, ma se io vado, se mi si dice di fare un percorso psicologico, visto che il servizio pubblico non offre terapie, devo andarla a fare nel privato, chi me lo paga? Il CTU? Il giudice? Chi lo paga? Il CTU o l'avvocato? Chiudiamo qui questa cosa, poi magari faremo un aspetto non irrilevante. Faremo un'altra diretta, magari proprio sulle. Il servizio pubblico non offre prestazioni psicoterapeutiche, nessun servizio pubblico. E allora? Chiudiamo qua. No, allora, giusto, finisco questo punto rispondendo a, diciamo, a questo utente. Non concordo affatto, era riferito a me. Il CTU non può assolutamente anticipare le sue conclusioni. Questo vale per il penale, non per il civile. Allora, innanzitutto, sinceramente, vale penale, non avviene, non è anticipare ovviamente le conclusioni, e la conclusione praticamente, sì, questo incontro di restituzione si fa alla fine. Due, che noi, anche i psicologi, come nel codice deontologico, ce l'abbiamo come obbligo dare sempre restituzioni finali agli utenti, no, che si sono serviti delle nostre prestazioni. E poi due, lasciatevi concedere questa battuta, rischia la recusazione. Con me ci provano in tanti, insomma, fino a ora non c'è riuscito nessuno, perché se si rispetta per il penale, non per il civile. Assolutamente. Sì. Vabbè, però è anche giusto rispondere, è anche giusto chiarire le diverse cose. Allora, andiamo sull'altro argomento, e qui possiamo scatenarci, mandiamo i bambini a letto, insomma, facciamo imprecazioni, luci e ombre sugli incontri protetti. Giovanni. Allora, abbiamo licenziato nel 2018 il manuale psicoforense dell'età evolutiva, le 1356 pagine per i tipi di Giuffrè, a cura di Ugo Sabatello, mia, di Renzo Di Cori e di Gustavo Sergio. L'ultimo capitolo è il capitolo, pregevolissimo capitolo, che ha scritto Giovanni Lopez sugli incontri protetti. Articolo, ripeto, pregevolissimo, che chiude in maniera degnissima il libro. Quando Giovanni me l'ha mandato, io non ho toccato una riga, ho soltanto messo nella bozza, ho selezionato l'aggettivo protetti, ho fatto sostituisci tutto e l'ho sostituito con assistiti. Perché incontro protetti, il termine protetto è un termine che andrebbe espunto da questo lessico. O metti incontri assistiti o metti incontri spazio neutro, ma non protetti, perché la parola protetti indica che occorre proteggere il bambino da un pericolo. Già questo designa un genitore come pericoloso, in quanto possibile portatore di comportamenti dei quali il bambino deve essere protetto. E gli incontri assistiti, gli incontri spazio neutro, si dispongono in molti casi, non necessariamente quando c'è un genitore pericoloso o in odore di esserlo, ma per esempio possono essere fasi temporanee per riallacciare i rapporti fra un figlio che rifiuta per varie ragioni un genitore e il genitore oggetto di questo rifiuto. Possono essere tante le situazioni in cui si rendono necessari, ma devono essere fatti secondo una certa metodologia, secondo una certa tecnica. Devono essere fatti per cercare di migliorare il rapporto, per cercare di favorire il rapporto. Devono essere fatti in situazioni, in spazi, in tempi che consentano al rapporto di svilupparsi in maniera positiva. Invece, purtroppo, coerentemente con questa sciagurata dizione protetti, gli incontri vengono fatti con un commissariamento del genitore in odore di essere pericoloso, quindi alla presenza occhiuta di un operatore, assistente sociale, psicologo, psicologa, quello che è, che controlla gli,
gli incontri, che presenzia gli incontri per non sa bene con quale finalità, per ottemperare a una disposizione giudiziaria, per evitare che il genitore, in odore di essere pericoloso, renda effettiva la sua pericolosità. Non si sa protetti che cosa voglia dire. Spesso, fra l'altro, in locali, nei locali, in luoghi assolutamente innaturali, come per esempio i locali dell'ASL, col genitore che spesso è sottoposto a tutta una serie di limitazioni, per cui non può fare questo o non può fare quello, con tempi assolutamente contingentati e molte volte facendo i conti con la disponibilità del servizio, che sono spesso limitate, quindi gli incontri avvengono, poniamo, una volta ogni 15 giorni per un'ora, un'ora e mezza. Questa è una situazione che sicuramente non fa bene ai figli, non fa bene ai figli e soprattutto il genitore che è coinvolto in queste situazioni non può assolutamente esercitare le sue funzioni educative, non può assumersi responsabilità di alcun tipo, perché è commissariato e il figlio vede che questo genitore è commissariato, quindi il genitore viene assolutamente svilito nel suo ruolo e nelle sue funzioni nella misura in cui è sottoposto a questo controllo che il figlio vede concretamente. E vanno assolutamente ripensati. Cito ancora Gaetano De Leo, che aveva dedicato e intendeva dedicare tempo a elaborare, appunto, purtroppo non ha avuto il tempo di farlo, elaborare strategie metodiche perché gli incontri assistiti in spazio neutro possono essere veramente utili al bambino e al genitore. C'è molto da lavorare e credo che il capitolo di Giovanni Lopez sia veramente un prezioso strumento in questa direzione. Bene, bene. Lisa? Allora, diciamo che se si giunge a suggerire incontri protetti, anche qui è sempre importante capire quando, cioè se prendiamo le situazioni di difficoltà relazionare con il genitore che viene rifiutato, un conto è se questo intervento viene fatto tempestivamente e per poco tempo. Un conto è se viene fatto quando il rifiuto è consolidato. Quindi la variabile tempo, oltre a quella dello spazio che diceva Giovanni, mi sembra fondamentale. Cioè la variabile tempo e la variabile età del bambino. Proporre degli incontri protetti spesso a dei ragazzini grandi, adolescenti, rischia solo di peggiorare la situazione, almeno nelle condizioni di conflitto tra genitore e figlio, fra genitori. Credo che gli incontri protetti possano essere utili in quelle situazioni di ripristino della relazione, ma per un tempo strettamente necessario, perché, come diceva giustamente Giovanni, il commissariamento della relazione rimanda al figlio comunque la pericolosità del genitore e quindi non ha nessuna efficacia. Poi sfido chiunque a essere genitore un'ora a settimana, quando dice bene, una volta ogni 15 giorni, quando dice male, in una stanza con quattro mura bianche, dove spesso l'ambiente non ti consente di espletare la tua funzione genitoriale. Quindi io mi chiedo sempre, ma se un genitore è un genitore adeguato per 50 minuti, per un'ora, in una stanza dove non c'è nulla, poi qual è la sua funzione nella quotidianità, nella continuità, nella temporalità della relazione? Quindi per questo ritengo che debba essere un tempo molto esiguo, perché il commissariamento della relazione non ha una funzione trattamentale, cioè o noi siamo nelle condizioni di pericolosità per quel bambino e quindi ci deve essere l'osservatore a vista, ma poi come si fa a fare un'evoluzione? Cioè qual è l'evoluzione della funzione genitoriale all'interno dell'incontro protetto? Se noi caliamo questo nella realtà che poi viviamo, almeno a Roma, ma penso che sia abbastanza simile da voi,
spesso alla fine dell'incontro protetto il bambino ritorna dall'altro genitore, il genitore se ne va e non c'è il tempo per avere una restituzione di cosa magari l'operatore può aver osservato, di cosa può essere migliorato, di cosa può essere modificato. Quindi io credo che l'alternativa agli incontri protetti sono appunto l'attivazione di operatori domiciliari laddove c'è bisogno, perché almeno l'operatore ha la possibilità di osservare, di stare, di sollecitare il genitore con una sorta di io ausiliario nella relazione, ma stando in un contesto di vita normale. Noi abbiamo tanti genitori che dopo 2 anni di incontri protetti a 1 ora a settimana devono andare a incontri liberi. Ecco, cioè io mi chiedo, ma qual è la garanzia? Qual è il percorso? Quindi andrebbero proprio ripensati come trattamentali e residuali e di passare immediatamente invece a una, come dire, a un supporto sulla relazione, perché possa consentire al bambino proprio di rivivere la realtà del genitore che non incontra. Perché ritengo che il lavoro poi tra l'altro vada fatto all'interno del nucleo, cioè è inutile che noi mandiamo questi poveri bambini all'incontro protetto se il genitore che li accompagna ad esempio non può partecipare, non è partecipe, non può dire la sua. Quante volte ci troviamo noi stessi come psicologi o come persone che lavorano nei servizi triangolati, che la mamma arriva e dice ma il bambino mi ha detto che il papà gli ha fatto mangiare nell'incontro protetto 4 merendine e non è intervenuto nessuno, adesso ha avuto pure mal di pancia. Oppure il bambino che arriva, mamma mi ha detto di fare i compiti con te all'incontro protetto, e manca una cornice dove queste informazioni possano essere supportate, elaborate, e quindi rischiano di avere un danno iatrogeno alla fine, perché succede che la spaccatura può essere ulteriormente determinata. Al contrario, io sono favorevole all'operatore a casa laddove il servizio lo può assicurare, in alternativa cooperative sociali che lo consentono, o in alternativa laddove è possibile io sono addirittura per l'intervento di terapia familiare, perché è meglio 1 ora ma che abbia uno spazio di elaborazione dove tutti partecipano piuttosto che un commissariamento di un genitore e l'altro che è completamente fuori e la scissione si persevera. Allora, sì, grazie Lisa. Allora, dico la mia sugli incontri protetti. Allora, avete detto sui contenuti, sul metodo, aggiungo una brevissima nota sul metodo, poi voglio andare sempre sugli incontri protetti, ma da un altro punto di vista. Pensiamo ai casi di rifiuto dei genitori, quindi di alienazione parentale, che vengono disposti questi incontri protetti. Pensiamo che questo bambino faccia la spola tra casa del genitore dominante, dove magari si può immaginare verosimilmente che non vengano dette cose bellissime sull'altro genitore, questo bambino poi è costretto ad andare a vedere, ad incontrare l'altro genitore per 1 ora a settimana in uno spazio neutro, dove sostanzialmente viene lasciato da solo con il padre, con la madre, con il genitore rifiutato, in balia di se stesso, non si capisce che cosa deve fare, chi deve fare. E quindi questo bambino da una parte viene in una casa, casa sua, viene massacrata psicologicamente con l'altra figura genitoriale. Si reca allo spazio neutro dove gli viene parlato invece in termini positivi di questo genitore, guarda ma non è poi così cattivo, eccetera eccetera. Poi ritorna di nuovo a casa dove gli viene fatto di nuovo il massacro psicologico, poi di nuovo, io guardate a questo punto direi anche nei casi di alienazione parentale, stoppate questo abominio degli incontri protetti. Ma io voglio prendere questo argomento da un altro punto di vista. Io nella formazione, anche nei convegni, faccio sempre questa domanda. Io dopo anni ancora non ho risposta. Aiutatemi voi, magari chi ci segue da casa. Che cosa sono gli incontri protetti? Cosa in termini di intervento sono? È un intervento sanitario, è un intervento sociale, è un intervento educativo? E che cos'è? Ma proprio a livello tecnico, che tipo di prestazione è? Se è una prestazione sanitaria, la dovrebbe svolgere lo psicologo e quindi serve il consenso informato. Se è una prestazione di un educatore, ok, pedagogica, deve fare l'educatore. Se è una prestazione sociale, psicosociale, deve fare l'assistenza sociale. Però, perdonatemi, noi troviamo questi incontri protetti svolti dai più disparate figure professionali. Allora, l'incontro protetto lo può fare, lo può svolgere
lo può condurre l'assistente sociale, l'educatore, il pedagogista, lo psicologo, il medico, addirittura il tirocinante dello psicologo, perché presso delle cooperative ci sono i tirocinanti, presso le ASL ci sono i tirocinanti, quindi molte volte vengono subappaltati questi incontri protetti ai tirocinanti, magari psicologi che non hanno... Il vigile anche questo. Il vigile pure. Quindi, allora, ditemi voi, no? Che tipo di intervento rappresenta l'incontro protetto? Perché io veramente non riesco a capire. Allora, se non riusciamo a capire questo, perché nessuno riesce a rispondere a questa domanda, ma voi che andiamo a discutere sul contenuto, su come si devono fare, su che cosa bisogna fare, ma se non sappiamo nemmeno cosa sono, cioè, come dire, io vado in terapia da uno psicologo, sto facendo la terapia, sappiamo tutti che cos'è una psicoterapia, o più o meno basta informarsi, si sa, ma l'incontro protetto non si capisce che intervento è, e questo a mio avviso è gravissimo, perché la maggior parte di queste famiglie passa per gli incontri protetti, dove nessuno sa che cosa bisogna fare, chi lo deve svolgere. Perdonatemi, se lo svolge un assistente sociale avrà determinati obiettivi X, se lo svolge uno psicologo avrà obiettivi Y, ovviamente, sono professioni diverse, così come l'educatore, obiettivi Z. Ma allora di che cosa stiamo parlando? Io ancora non riesco a capire. E poi, perdonatemi, qua andiamo poi sul pesante. Quali sono i risultati di questi incontri protetti? Io ancora personalmente, per carità, può darsi che ho cercato male, non ho trovato mai uno studio, in Italia almeno, che spieghi quali sono i risultati in termini di efficacia, non efficacia. Se voi chiedete a chi dispone questi incontri protetti, a chi diciamo effettua questi incontri protetti, cooperative, ASL, eccetera, eccetera, mi dite il vostro progetto, qual è la vostra metodologia di questi incontri protetti, quasi nessuno risponde, non riesce a rispondere in modo esaustivo. Mi dite chi li deve fare, con quale, appunto, con quale prassi, non si capisce. Ma soprattutto, quali sono le statistiche vostre in termini di risultati, in termini di efficacia? Cioè, sono efficaci questi incontri protetti, o almeno quelli che svolgete voi, con la vostra prassi, con il vostro metodo, sono efficaci? Quanti casi riuscite a risolvere? Che si intende per caso risolto? Perché anche lì dobbiamo capire che cosa si intende. Non c'è nulla di tutto questo, almeno io finora non l'ho trovato. Poi noi abbiamo gli incontri protetti che vengono svolti molte volte da cooperative convenzionate, sovvenzionate, da ASL, quindi da strutture pubbliche. Le strutture pubbliche hanno l'obbligo, okay, di trasparenza, di scrivere nero su bianco qual è il metodo, chi li effettua, e soprattutto i risultati. Io non riesco a capire quali sono i risultati, ma voi andreste, vi affidereste vostro figlio a una struttura che non si sa come lavora, non si sa che qual è il metodo, non si sa quali sono di solito questi risultati. Cioè, io se vado a fare un'operazione da un medico, mi informo, no? Mi informo, ma diciamo, quali sono le statistiche di successo e insuccesso di questa operazione che io andrò a fare, questo medico che metodo usa, non si capisce nulla. È una zona grigia che va assolutamente, insomma, diciamo, smantellata. Io sono per gli incontri protetti, così come sono svolti attualmente, io sono totalmente contrario. A questo punto troviamo veramente altre soluzioni, perché così arrechiamo soltanto danni, rischiamo di arrecare soltanto danni ai bambini, di genitori, scusate, non mi importa niente, ma i bambini veramente corrono un rischio enorme. Aggiungo, Marco, quella locuzione sinistra, spesso con facoltà di interromperli qualora disturbanti. Sì, assolutamente, assolutamente. Dire, chi stabilisce che sono disturbanti, cosa vuol dire disturbanti? Giovanni, un'altra cosa, perdonatemi, se un genitore o un avvocato eventualmente osa chiedere a chi svolge questi incontri protetti, mettiamoci nei panni al genitore, scusatemi, come si svolgeranno questi incontri? Ma io che cosa si farà? No, però lei non deve chiedere niente, lei è troppo, diciamo, polemico, guardi che noi qui abbiamo la CTU, lei rischia, si deve attenere alle nostre regole. Cioè, scusate, sì, un attimo, diamo anche un altro spaccato, perché mi avete un po' lasciato. Tu, perché io veramente, è desolante. Allora, io ritengo che un buon intervento ci possa essere, torno a ripetere, ci deve essere la disponibilità a effettuarli da parte di entrambi i genitori, cosa che di solito non c'è da parte di entrambi, no? Però ci sono alcuni casi, vi assicuro, che hanno avuto una buona evoluzione. Cioè, l'importante è che l'intervento abbia degli obiettivi brevi,
definiti, come dicevi te Marco, cioè qual è, la bambina non vede il papà da un anno? Bene, possiamo fare 2, 3, 4 incontri all'interno dello spazio e poi con lo stesso operatore uscire. Forse la cosa importante sarebbe quella che l'incontro protetto e il SISMIF, quello che noi chiamiamo SISMIF, l'operatore domiciliare, possano avere una continuità, cioè passare da una a una seconda fase. Per esempio, noi siamo passati in alcuni casi dalla fase dell'incontro protetto una volta a settimana in un ambiente neutro a l'incontro protetto fuori, lo chiamo protetto erroneamente, come l'incontro a spazio neutro, ma fuori dalla struttura, cioè andando a fare merenda, facendo un'attività, essendo accompagnato allo sport, cioè provando ad accompagnare il genitore fino a far stare il bambino a casa del genitore e cercare, però deve essere un intervento stretto e strutturato. Però ci sono queste tre fasi che secondo me vanno programmate. Poi all'interno di ogni famiglia, di ogni situazione ci possono essere più o meno, come dire, difficoltà o facilitazioni. Però è normale che non può essere 2 anni di incontri protetti come sentiamo. Sì. Altro problema serio, giuridico e diciamo legato all'attività poi del servizio è che dal giorno che vengono disposto al giorno che vengono attivati è passato un anno. E molte volte disattendono le indicazioni, vengono disattese le indicazioni della sentenza addirittura. Esatto, noi siamo autonomi rispetto al tribunale e non possiamo non attenerci a quello che c'è scritto nella CTU. A volte non è possibile l'attuazione immediata e quindi perdono anche di significato. Io sto facendo un aggiornamento di una consulenza come consulente di parte e in realtà è tutto sfalsato nel tempo, perché quello che era l'indicazione che era stata data alla fine della CTU adesso non trova riscontro e invece gli incontri protetti vengono attivati adesso. Per questo dicevo la questione tempo, perché la dinamica si incancrenisce e diventa più difficile, insomma. Aggiungerei, Marco, tu dicevi prima non mi sanno dire che cosa sono, a cosa servono, a quale finalità abbiano gli incontri protetti. È singolare vedere che i servizi dicono noi rispondiamo a quello che ci chiede il giudice e il giudice dice ci pensano i servizi. È un meccanismo ripulsivo. Vero, sì, sostanzialmente io penso che dovremmo partire dalle definizioni, così come bisogna partire dalla definizione ad esempio di capacità genitoriale, così come abbiamo iniziato noi questa puntata. Per intenderci, ok? E giustamente Elisa, tu dicevi all'inizio di questa puntata, io spiego anche in termini ai genitori che cosa io intendo, cosa si intende per capacità genitoriale, anche perché è per una questione di trasparenza e di etica, no? Nel senso, io vi spiego come vi valuterò. La stessa cosa agli incontri protetti, io non riesco a capire, però diciamo se sulla definizione di capacità genitoriale, insomma, abbiamo delle divergenze, ma sostanzialmente poi convergiamo, poi tutti sulla stessa, più o meno sulla stessa definizione, ma sugli incontri protetti veramente una zona grigia e non si capisce che cosa sono. Cioè, su questo io insisto, se non riusciamo a capire, se non riusciamo a definire che cosa sono e chi li deve fare, perché io assolutamente sono contrario all'idea che a seconda del servizio, in quel servizio vengono seguiti da un educatore. Se invece questa stessa famiglia capitasse nell'altro servizio, lì ci sarebbe uno psicologo. Cioè, sono due cose diverse, sono due professionalità diverse, sono due metodologie diverse, però la stessa famiglia, non è possibile questa cosa qui. Non è possibile. Io trovo costante in queste separazioni, divorzi, affidamento, una tendenza alla delega. Si delega tutto agli esperti, al CTU, poi si delega ai servizi sociali, queste famiglie divise, la mia percezione e la mia sensazione che sono, diciamo, materia, una patata bollente di cui nessuno si vuole occupare seriamente, diciamo così, in modo approfondito, in modo determinato. Allora, quindi adesso tocca al CTU, poi il CTU al terapeuta, il terapeuta ai servizi sociali, monitoraggio dei servizi sociali, incontri protetti, c'è sempre qualcuno che si deve prendere in carico di questa famiglia, ma sostanzialmente poi quasi mai nessuno risolve questa situazione, perché poi oltretutto, e qua bisogna anche intendersi, che cosa si intende per risoluzione del caso? Ma quando è che questa famiglia deve finire con tutti questi contatti, deve essere, cioè quando è che termina questo calvario, questa via crucis di questa famiglia divisa, soprattutto per il minore? Ma quando è che una famiglia divisa può, diciamo, essere, ritornare indipendente al di là del conflitto, eccetera, eccetera? Ma quando è che
si intende un caso risolto. Io questo ancora non sono riuscito a capire. Secondo me intanto è l'uscita dal tribunale. Così è possibile. Però torno a ripetere, né gli operatori, siano essi psicologi, educatori, possono fare appunto questo aspetto, cioè tener conto di questo aspetto un po' narcisistico di voler risolvere tutto. Io penso a Marco che un po' può fare la consulenza, un po' può fare il dopo, cioè ognuno può mettere del suo. Secondo me le categorie fondamentali sono chiarezza, obiettivi di quello che si sta facendo e limiti se ci sono. Cioè è naturale che ci saranno sempre dei limiti e che non c'è la perfezione. Poi ci sono delle situazioni nelle quali i limiti sono agghiaccianti, perché quanti di noi hanno papà che non vedono figli da anni, quanti di noi hanno situazioni che tu dici ma non è possibile che dopo due CTU, il servizio sociale, la terapia, gli incontri protetti, questo padre non riesce a vedere questi figli, no? Allora tu dici sì, effettivamente è un fallimento. Io penso che qualcosa si possa fare, non sono così negativa, non penso che tutto si possa risolvere, penso che alcune, che alcune professionalità possono fare delle cose. Poi hai ragione te, andiamo a macchia di leopardo ovunque, anche fra i consulenti, no? A seconda del consulente, della formazione che ha, per quanto la metodologia di noi tre è la stessa, sono certa che chiunque entra nello studio di ciascuno di noi troverà un modo diverso. Certo. Questo è, però devo dire che dall'altra parte la bellezza di fare questo lavoro e di interloquire con tante professionalità forse consente anche a noi una riflessività, no? Cioè nel senso che forse andando a vedere come lavora l'altro, andare nello studio dell'altro può aiutare a vedere cosa si può modificare, come stiamo facendo noi tre in tre città diverse, eppure apparentemente diciamo tutti le stesse cose, lo stesso metodo, ma io sono sicura che poi stando nelle stanze le cose hanno una valenza diversa. Quindi secondo me obiettivi limitati, nessuna volo pindalice sulla risoluzione, perché secondo me la responsabilità è genitoriale, non di delega. Assolutamente. Io sono convinto di una cosa, che è un po' come alla stregua del processo penale minorile, che no, c'è il principio di minima offensività, cioè il minore deve essere calato il meno possibile nel processo penale minorile per poi no, uscire da questo processo senza diciamo un'etichetta, per evitando etichette del ragazzo degli under, del ragazzo che ha commesso crimini. Così la stessa cosa alla famiglia e quindi il minore, il meno possibile nel tribunale. Il tribunale dovrebbe servire, a mio avviso, solo per definire, ecco, meglio definire questa, diciamo così, una situazione originale. Questo è contenuto nell'articolo 13 della Convenzione di Strasburgo, c'è già nelle convenzioni internazionali. I figli minori andrebbero tenuti fuori il più possibile dal percorso giudiziario. Noi abbiamo una situazione, una curiosa situazione nel nostro paese, questa inflazione assoluta delle CTU, entropia delle CTU, che vengono a svolgere compiti impropri, vengono utilizzate come mediazione, utilizzate come terapia dentro al processo, con questa moltiplicazione poi di tutte le code della CTU, quello che viene dopo la CTU, gli incontri protetti, affidamento ai servizi, coordinatore genitoriale, indicazioni di terapia, tutte queste code infinite che prolungano i tempi in maniera biblica. Allora, queste cose andrebbero portate prima dell'accesso al rito contenzioso. Occorre spostare l'attenzione verso quello che si fa prima, la pratica collaborativa, la pratica mediativa, la negoziazione assistita, istituti che hanno fatto fatica, fanno fatica nel nostro paese a decollare perché non abbastanza sostenuti. Ne dico solo una: c'è il gratuito patrocinio per chi accede al rito contenzioso e vuole litigare. Non c'è il gratuito patrocinio per chi vuole fare una pratica collaborativa o mediativa prima, una negoziazione assistita prima. Per quello non c'è il gratuito patrocinio. Lo Stato ti paga per litigare, non per mediare. Allora, bisognerebbe portare tutte queste questioni prima. Valorizzando questi istituti, queste pratiche. D'altra parte
c'è stata una risoluzione del Consiglio d'Europa nel 2015 che ha raccomandato agli Stati membri di utilizzare, di ricorrere il più possibile alle pratiche mediative. Io volevo aggiungere anche una cosa. Secondo me, in questo anche quello che stiamo vivendo con la pandemia, secondo me aiuterà purtroppo. Io penso appunto che, così come tanti anni fa Giovanni, in particolare con la Consensus, ha aperto una svolta nell'ambito della perizia penale, ovvero ha restituito insieme ai suoi colleghi una definizione specifica delle competenze fra quello che appartiene al giudice e quello che appartiene al consulente. Noi abbiamo un prima e un dopo la Consensus, cioè prima il consulente poteva dire quasi se un fatto penale era successo, con la Consensus finalmente questo non è più fattibile. Credo che noi dobbiamo fare questo tipo di rivoluzione anche nell'aspetto civile, cioè io credo che ciascuno si debba riprendere il proprio compito, non travalicando, cioè lo psicologo, l'educatore, l'assistente sociale, quello deve fare e il giudice debba fare un'altra cosa, perché altrimenti qui diventa una commistione che sta diventando faticosa. Sta diventando faticosa per la giustizia, perché abbiamo un numero di consulenze che appunto è troppo e che riguarda delle sfumature che potrebbero essere diciamo gestite altrove. Dall'altra parte però io penso che ci sono delle famiglie che se non attraversano il percorso peritale non ce la fanno. Cioè c'è un numero elevato di famiglie che ce la potrebbe fare avendo accesso a altre istituzioni oltre a quello della consulenza. Ma ritengo che ce n'è altrettanto numero che se non passa per il percorso della consulenza che blocca e che c'è un terzo a cui viene delegata in maniera un po' trasferale, tra virgolette, il ruolo, non ce la fa a essere traghettata in una situazione forse leggermente migliore. Bene, bene. Grazie delle vostre considerazioni, andiamo in conclusione. Grazie a voi. Tante commenti, però vabbè, non ce la facciamo, insomma, soprattutto sugli incontri protetti, sono d'accordo sostanzialmente dell'inutilità di questi incontri e della pericolosità. Comunque, diciamo che abbiamo aperto una serie di puntate, se mi permettete, visto che i temi sono tanti, ci ritroveremo qua sicuramente, se siete d'accordo, parlare delle famose terapie coatte, insomma, abbiamo lasciato in sospeso e poi giustamente Elisa tu hai aperto un varco rispetto a un tema veramente scottante che è la CTU civile in ambito penale, no? Quando parallelamente c'è un procedimento penale, quindi quello potrebbe essere il tema di una delle prossime puntate. Allora io ringrazio te Elisa Spizzichino, grazie a voi, grazie a Giovanni Camerini da Bologna, grazie a voi, grazie a Marco da Cosenza. grazie, ci rivediamo presto su questi canali e intanto buona serata a tutti, grazie, arrivederci. A voi. Arrivederci.